diciamo, sia pure di un livello culturale medio, se preferire medio-alto, però insomma non propriamente specialistico. Anche perché questo, insomma, questo mi ha abituato un po' le conferenze che facevo con Antonio, no? Per cui, insomma, Antonio mi diceva sempre: attento a come parli, a fatti capire, ad essere chiaro e non cercare involuzioni linguistiche per dire non dire, magari. No, io questo magari proprio l'attività didattica mi ha detto che se una delle cose che deve dire, insomma, non può girarci intorno, no? Le cose che deve dire chiare, se le deve dire, se no non le dice, ma se le deve dire chiaramente, senza infingimenti, come qualche volta fanno i filosofi, no? Perché siccome poi nessuno li capisce, possono parlare e dire quello che vogliono, dire e non dire. Invece no, io su questo libro sono abbastanza chiaro, insomma, le cose le dico, non le mando a dire, sono molto duro delle volte, però credo anche imparziale, cioè nel senso che porto dei ragionamenti, ma anche dei controragionamenti, quindi insomma, sempre il bene e il male non si taglia con il coltello. Questa è una delle tesi fondamentali, se non la tesi fondamentale del mio libro: ciò che è bene è anche male, ciò che è male è anche bene. E il bene e il male si richiamano a vicenda. Fatta questa breve introduzione, poi ritornerò poi a parlare, però cederei la parola al caro amico di tanti anni di discussioni, Raffaele Catalano, il cui valore non devo sottolineare, e che ha avuto la diciamo così, la grande amicizia di leggerlo, questo libro, e di apprezzarlo e quindi anche di presentarlo. Quindi ti cedo la parola. Sono felicissimo di incontrarvi. Mi sembra veramente di tornare alla vita dopo 2 anni terribili, che per me poi in particolare sono stati particolarmente drammatici, e sono felicissimo di contribuire a presentarvi questo libro di Gabriele che abbiamo discusso per anni. Gabriele e io ci conosciamo da circa 30 anni, quando a Genzano, dove risiedevo nel 71, funzionava l'associazione Labirinto e Gabriele molto cortesemente venne a sentire alcune lezioni che io feci e iniziamo subito un dialogo molto amichevole e anche, devo dire, molto vivace, non privo di scontri anche duri, ma sempre molto civili. Questo libro è dedicato alla sorella di Gabriele, la signora Anna, che morì nel 2013 e che sicuramente ha ispirato un'opera nella quale la donna compare, direi, sullo sfondo, cioè i tre grandi protagonisti, ci sono moltissimi protagonisti, ma i tre più grandi sono tre uomini: Ercole, Gesù e Nietzsche. E sono uomini che hanno avuto nella storia della cultura un ruolo decisivo. Ma non c'è discorso fatto da uomini che sullo sfondo non riguardi in modo essenziale le donne. Soprattutto un discorso sulla libido, che è la protagonista della vicenda umana sin dall'inizio della storia della nostra specie. Mi sono permesso di
scrivere brevissimi appunti che leggerò e commenterò con voi per cercare di capire l'importanza di questo libro che mi è parso straordinario e che, nel quale ho riconosciuto anche innumerevoli chiacchierate che abbiamo fatto Gabriele ed io, una in particolare a Rocca Massima, 3-4 estati fa, quando la signora Marilon era impegnata come membro di una giuria per un premio letterario e noi eravamo seduti sotto un albero frondoso, gli alberi in questo caso devono essere sempre frondosi, e discutemmo di moltissimi argomenti, tra i quali in particolare il ruolo che nella storia umana ha la ferocia. E di ferocia si può sicuramente parlare a proposito del primo dei protagonisti che prendiamo in esame, Eracle, Ercole per i Romani, che visse probabilmente, ammesso che sia mai veramente esistito, intorno al 1400 avanti Cristo, cioè un poco prima della guerra di Troia, della Troia omerica però. Come sapete questo nome ha riguardato almeno 7 città sorte vicino lo stretto dei Dardanelli. In questo periodo la terra era ancora abitata da mostri e giganti. Ercole è l'eroe che deve superare la fase preumana e bestiale dell'evoluzione e che deve tagliare i ponti con il passato, creare l'ordine dal disordine iniziale. Dal punto di vista di Carl Gustav Jung, psicanalista svizzero, seguace e poi avversario di Sigmund Freud, si tratta di un processo di liberazione della libido, incagliata nel complesso edipico materno attraverso la lotta per la liberazione dai mostri materni con la forza che deriva dal padre. Manca ancora la distinzione rigorosa tra bene e male, che sarà propria delle religioni monoteistiche. Al di là ed al di qua della sua volontà, a volte incontrollata, si agitano le forze oscure della distruzione e della morte. Ercole, dotato di grande potenza sessuale e figlio di Zeus, mette incinte le 50 figlie del re Tespio, che così si assicura una stirpe divina. Non è chiaro se le ha messe incinte una notte per volta per 50 notti o addirittura tutte, seppure con qualche breve intervallo, in una sola notte. Comunque si tratta sicuramente di una iniziativa notevole. Ora, Ercole rappresenta quella che noi potremmo definire la naturale attitudine degli uomini nei confronti degli altri uomini nella storia della umanità. Molte delle più grandi, più profonde riflessioni sull'uomo, penso in particolare all'opera di Thomas Hobbes, che molti ritengono il fondatore del costituzionalismo moderno, l'uomo è il lupo dell'uomo. Noi siamo una specie aggressiva, l'uomo è essenzialmente omicida. Ora, questo aspetto fondamentale della natura umana è caratteristico della cultura classica antica, mi riferisco in particolare ai greci ed ai romani, che ritenevano la guerra naturale e nella guerra la sopraffazione ed eventualmente l'assassinio del nemico.
il nemico è più debole, quindi deve morire o deve obbedire al più forte. Il desiderio sessuale si manifesta come violenza, una violenza che poi nel caso dei romani, molto più che dei greci, diventa anche disponibilità all'integrazione della stirpe dei vinti attraverso l'unione violenta delle donne dei nemici uccisi una volta che la guerra è stata vinta. E così la civiltà romana si caratterizza come una civiltà che sin dalle origini, penso al ratto delle Sabine, esercita la violenza sulle donne, però per integrarle nel dominio degli uomini. Non dobbiamo dimenticare che i romani ressero il Colosseo e molti altri circhi per assistere allo spettacolo di battaglie vere tra gladiatori, cioè da uomini condannati ad uccidersi per il divertimento del pubblico. La violenza è legittima, il desiderio è legittimo, il diritto è il diritto del più forte o, nel caso del diritto romano, è il diritto tra i forti, il diritto tra i cives liberi, diritto dal quale gli schiavi sono sistematicamente esclusi, diritto che pone il maschio in una condizione di nettissima superiorità sulla femmina. All'alba si recò di nuovo nel tempio e tutto il popolo andava da lui ed egli, sedutosi, li ammaestrava. Allora gli scribi ed i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio e postala in mezzo gli dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Mosè, nella legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?» Questo dicevano per metterlo alla prova ed avere di chi accusarlo. Gesù, chinatosi, si mise a scrivere con il dito per terra. Siccome quelli insistevano nell'interrogarlo, alzò il capo e disse loro: «Chi è senza peccato, scagli la prima pietra». E chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andavano uno per uno, cominciando dai più anziani fino agli ultimi. Rimasto solo, Gesù con la donna là in mezzo, le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?» Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù le disse: «Neanche io ti condanno. Va e d'ora in poi non peccare più». Questo passo straordinario del Vangelo di Giovanni, che molto opportunamente Gabriele ha inserito al principio della sua trattazione del ruolo di Gesù nella storia umana, è una testimonianza della rivoluzione che a mio avviso ancora viviamo
ed è la rivoluzione cristiana. L'impero dei giochi gladiatori, degli stupri, dei legittimi massacri dei vinti, diventa l'impero del Dio crocifisso, diventa la cultura che trova nella città di Dio di Sant'Agostino una delle sue basi fondamentali, la cultura che rovescia completamente il concetto di guerra. La guerra è orribile. Cesare, Alessandro, che sono stati esaltati come grandi uomini, sono stati infami carnefici che hanno fondato la loro potenza su milioni di vittime. Il cristianesimo fonda l'Occidente romano-germanico. Noi siamo abituati a considerare l'impero romano una specie di entità definita, compiuta, potentissima, che poi per motivi difficilmente comprensibili crolla di fronte alle invasioni dei barbari, prevalentemente germani. Di recente ho discusso proprio con la carissima amica Monica Troger del Volker Wanderung, della trasmigrazione dei popoli, che per quello che ho capito viene attentamente sottolineata dalla recente storiografia tedesca. Le culture neolatine nascono come culture romano-germaniche. Le popolazioni germaniche si fondono con le popolazioni latinizzate, perché per esempio i Galli erano Celti che erano stati romanizzati. E lo stesso discorso vale per gli italiani del nord, per gli iberi. Si tratta di popolazioni che si mescolano, almeno dal periodo dell'anarchia militare, cioè del 235, dal 235 in poi, fino a diventare popoli nuovi, che assumeranno poi caratteri nazionali nel corso dei secoli che vanno dalla caduta dell'impero romano d'Occidente all'avvento della dinastia dei Sassoni, di Ottone I di Sassonia. Nel corso di quei circa 500 anni si crea una nuova fusione di popoli che ha il suo momento aggregante nella Chiesa. È la Chiesa che rende cristiani romani, germani, magiari, slavi, finni. Tutte queste popolazioni possono parlare lingue diverse, ma tutti lo stesso Dio parla la stessa lingua, e tutti, indipendentemente dall'aspetto fisico, hanno la stessa anima. Per il cristianesimo la sessualità è colpa. Per San Paolo la perfetta castità è l'ideale al quale bisogna attenersi. Meglio non sposarsi. Nel matrimonio i rapporti sessuali devono effettuarsi soltanto in funzione della conservazione della specie. Dice Gesù ai Sadducei: alla resurrezione non si prende né moglie né marito, ma si è come angeli del cielo. La vita vera comincia dopo la morte del corpo. La salvezza si ottiene attraverso il pentimento, che ci permette di espiare il peccato ed il desiderio, cioè che ci permette di espiare la nostra natura.
Ed è proprio nel Vangelo di Matteo che Gesù dice con chiarezza agli apostoli: in verità vi dico, vi sono eunuchi che nascono tali dal seno della madre, vi sono eunuchi che sono fatti tali dagli uomini, vi sono eunuchi che si fanno tali per il regno dei cieli. Ora, uno dei paradossi della storia del cristianesimo è che in un'età profondamente secolarizzata e decisamente libertina e sessualmente liberata come quella in cui viviamo, la Chiesa ha ancora un ruolo determinante. Basta pensare al pontificato di Giovanni Paolo II, che ha avuto come momento culminante la crisi e poi il crollo dell'Unione Sovietica e dei paesi dell'Europa orientale, ma che è stato allo stesso tempo una visita storica a Cuba, dove il Papa si è recato da Fidel Castro. E questa visita a Fidel Castro è stato un monito a coloro che assurdamente pensano che il comunismo possa essere stroncato con la violenza e con la forza. Bisogna capire bene, e questo Giovanni Paolo II l'ha capito bene, che il comunismo, quando degenera in dittatura burocratico-militare, in Polonia gli operai stavano con la Chiesa, il segretario del Partito Comunista era un generale, il generale Jaruzelski, quando diventa, come è avvenuto a Cuba ed in moltissime altre realtà, diritto alla vita, diritto al pane, diritto al lavoro, diritto all'istruzione, diritto alla sanità, bene, il comunismo ed il cristianesimo possono lavorare insieme, essere due aspetti della stessa realtà emancipativa dell'uomo dal bisogno. E questa svolta della Chiesa è stata di un'importanza enorme ed è una svolta che non dobbiamo assolutamente sottovalutare. E quindi il problema del rapporto tra i credenti e la Chiesa va letto in modo, direi, paradossale, come trasgressione sommessa. Per trasgressione sommessa intendo il fatto che il controllo della natalità non solo è praticato da tutte le comunità cattoliche nei paesi sviluppati, e guai se non fosse praticata, noi saremmo nelle condizioni disperate di certi paesi dell'Asia, come per esempio il Bangladesh. Il controllo della natalità è un dovere civico, ma non viene nemmeno nominato, diventa soltanto un aspetto di un cristianesimo che riesce a restare fenomeno di massa perché trasgredisce in modo sistematico ed educato alle indicazioni della Chiesa. E questo punto è un aspetto dell'essere maschere. Non dimenticate che in latino la parola persona significa persona, ma significa anche maschera. La civiltà è una grande mascherata, e guai se così non fosse, perché se dicessimo sempre gli uni agli altri quello che pensiamo degli altri e gli altri ci dicessero quello che pensano di noi e non mascherassimo quello che pensiamo con quello che diciamo, la convivenza sarebbe impossibile. Friedrich Nietzsche e un importante filosofo tedesco, nato a Rügen in Sassonia nel 1844 e morto a Weimar nel 1900. Il suo pensiero è una tappa nel viaggio attraverso l'inconscio, nel sottosuolo archetipico della storia. Per Nietzsche ci sono due morali, due modelli di comportamento, due sistemi di valori: la morale dei signori e la morale dei servi.
I dominatori chiamano buoni gli stati elevati e fieri dell'anima, quelli che sono sentiti come il tratto determinante e qualificante della gerarchia. La contrapposizione tra buono e cattivo ha lo stesso significato della contrapposizione tra nobile e spregevole. Viene disprezzato il vigliacco, il pauroso, il meschino, colui che pensa alla stretta utilità, il diffidente con le sue occhiate servili, colui che si abbassa, la specie canina di uomo che si lascia maltrattare, l'adulatore che chiede l'elemosina, il bugiardo. L'occhio dello schiavo non guarda con favore alle virtù del potente. I servi amano la pietà, la mano cortese è pronta a soccorrere, il calore del cuore, la pazienza, lo zelo, l'umiltà. Il bene del Signore e il male del servo. Sugli ebrei, Nietzsche ha posizioni opposte. Nella genealogia della morale, gli ebrei sono il popolo sacerdotale per eccellenza, che prova per i potenti l'odio dell'impotenza ed ha utilizzato il cristianesimo per sovvertire l'ordine morale del mondo. In umano troppo umano, gli ebrei sono invece esaltati come coloro che, allevati ad una lunga scuola di sacrificio, costituiscono una componente non rinunciabile di una futura aristocrazia europea. Ad Heine ed Offenbach, Nietzsche afferma che nell'arte gli ebrei hanno rasentato la genialità. L'esaltazione dell'uomo realmente libero, contrapposto alle masse meschine e vili, trova in Così parlò Zarathustra l'esaltazione dell'Übermensch, superuomo o oltreuomo. Zarathustra annuncia la morte di Dio, essenziale per un'autentica liberazione, per l'accettazione della più assoluta libertà sessuale, portatrice di gioia e di morte. Nietzsche è un pensatore inquietante, nel quale la liberazione e l'autodistruzione appaiono due facce della stessa realtà. Il Novecento, sognato da tanti come il secolo della felicità finalmente raggiunta, si è rivelato il secolo delle idee omicide. La libertà è stata sempre opposta alla liberazione. La libertà è la libertà sotto la legge, cioè è la libertà sotto vincoli che riducono moltissimo il raggio delle azioni possibili. Noi non facciamo quello che vogliamo, facciamo quello che la legge ci consente di fare. E questo spiega perché noi riusciamo ad evitare la morte, il massacro collettivo, perché operiamo, viviamo in uno stato di tollerabile repressione. E la sessualità può convivere con la legalità perché è severamente regolamentata dalle leggi che regolano il matrimonio. Ora, è questo punto fondamentale, secondo me, che dobbiamo analizzare se vogliamo capire Nietzsche. Nietzsche contesta il diritto, contesta il calcolo, contesta il ragionamento utilitario. Il superuomo fa esattamente quello che desidera. Quello che desidera lo espone irrevocabilmente alle passioni più libere e alla certezza della morte.
Ringrazio l'amico Raffaele per la sua splendida presentazione. E naturalmente è una presentazione dal suo punto di vista, naturalmente così deve essere. Cioè è un libro che può avere tante letture a seconda dell'occhio che legge. Sì, sì, grazie, tra un po' ne avrò bisogno, grazie. No, Raffaele mio, è vero, ma Raffaele ha finito di parlare, io, io comincio. E senz'altro, insomma, è una lettura sua che dà molti stimoli e che è ben presente, insomma, nel libro. Io cercherò invece di ricostruire, insomma, in breve tempo, spero in una mezz'ora, diciamo, la struttura portante del libro. Una struttura portante che ovviamente si può interpretare in diversi modi, ma ha una sua struttura portante. Intanto il titolo è un po' lungo e un po' complesso. Le tre svolte della libido occidentale, da Ercole a Nietzsche passando per Cristo. Tanto l'idea di svolta comunque implica l'idea di una evoluzione, di un cambiamento. E poi traduce il tedesco Kehre, che è appunto è il tornante, il tornare indietro, l'andare avanti, ma dentro una evoluzione. Una evoluzione che secondo me è positiva. È vero, noi siamo partiti, io e Raffaele, dall'idea che l'uomo è un animale feroce. Abbiamo la stessa idea di partenza. Però io sono un po' più ottimista, cioè nel senso che l'evoluzione che c'è stata e che prendo in esame nei suoi, insomma, snodi importanti, fondamentali, è comunque un'evoluzione positiva. Eravamo delle belve feroci, lo eravamo senz'altro. Beh, oggi lo siamo un po' meno. Lo siamo un po' meno, almeno nella coscienza. Poi certo che nell'inconscio le pulsioni di morte agiscono ancora e agiscono nell'ombra. Tuttavia, la coscienza è più importante dell'inconscio. Io qui prendo una posizione molto netta, anche nei confronti di Freud e di Jung. La coscienza è più importante dell'inconscio. È la coscienza che dà senso all'inconscio, se no l'inconscio di per sé non è inconscio, non ha senso, è la coscienza che gli dà senso. Quindi quello che siamo coscientemente non va sottovalutato, è quello che noi siamo davvero. Poi c'è, certo, abbiamo le zone di ombra che ci condizionano, ma quello che siamo lo siamo coscientemente. La coscienza è il punto più alto dell'animale uomo. Quindi c'è stata una evoluzione positiva. Positiva, pur con tutte le ombre che ci sono, le contraddizioni che ci sono. In circa 3.000 anni di storia che prendo in esame dalla tarda età del bronzo, l'epoca di Ercole, poco prima della guerra di Troia, così per arrivare al Novecento, al crollo del comunismo, appunto, come ha detto correttamente Raffaele, Solidarnosc che prende il sopravvento, gli operai che dovevano essere comunisti marxisti invece sono cattolici, i generali che dovevano reprimere invece sono marxisti, tutto si è rovesciato, perché tutto si rovescia poi nel tempo. Ci sono delle forze che agiscono, che hanno agito positivamente nella storia. E sono due forze fondamentali.
che sono qui ben rappresentati dalla cover del libro e che sono il logos e l'eros, cioè la razionalità e la sessualità. Quando razionalità e sessualità vanno insieme, allora abbiamo una possibilità di evoluzione positiva. È sempre una possibilità, però, perché, come dire, sempre le forze negative e distruttive agiscono sempre nell'ombra. E ogni vittoria è una vittoria parziale, possibile di ritorno indietro, anche pesante. Detto questo, vediamo queste tre svolte. Quali sono? Già anticipate bene da Raffaele. Ma io forse gli do un'interpretazione un pochino diversa, leggermente, un po' diversa. Allora, cominciamo da Ercole. Beh, Ercole rappresenta il momento in cui la civiltà olimpica trionfa rispetto alla civiltà precedente di tipo matriarcale. Una civiltà di tipo precedente, di tipo matriarcale, che al contrario di quello che dicono le femministe, secondo me era abbastanza sanguinaria anch'essa. È comunque vista negativamente da parte della società olimpica come un qualcosa di negativo e di mostruoso. Tant'è che Gea, la terra, genera questa generazione di mostri, questo ce lo dice Esiodo, questa generazione di mostri dopo che gli dei hanno vinto la loro battaglia, la gigantomachia, nei confronti dei giganti. Questa generazione di mostri è quella che Ercole affronta, in parte riesce a vincere, in parte no, ma non sono vittorie, mai vittorie definitive quelle di Ercole. E questo è molto importante. Arrivo subito a Nietzsche. Nietzsche è quello che ci ha detto una cosa fondamentale, fondamentale, in parte anticipata dal nostro Machiavelli, quindi dal Rinascimento italiano. Il male è importante quanto il bene. Tant'è vero che purtroppo questa posizione culturale è stata vista come esaltazione del male, tant'è che ha prodotto seri disastri poi nel Novecento, il secolo delle idee omicide, per rubare un'idea di Raffaele, no? Cioè dello stalinismo e del nazismo, oltre alle due guerre mondiali e così via. Insomma, la morte di Dio ha scatenato quegli istinti che in qualche misura, sia pure contraddittoriamente, erano stati in qualche modo frenati dal cristianesimo. Anche perché poi la seconda rivoluzione industriale ha prodotto capacità distruttive enormi che non c'erano prima. Quindi attenzione, non facciamo una esaltazione del male, questo no. Però dobbiamo tenere presente un dato fondamentale, che è quello che poi dice Jung, e dice Jung e Nietzsche sono d'accordo su questo, che il male è necessario quanto il bene. Senza, è un po' come un albero, no? In cui le radici affondano nel male e le fronde sono il bene, ma senza le radici le fronde appassiscono. Senza il male il bene appassisce. È nella contrapposizione e integrazione tra bene e male che la pianta cresce. Abbiamo bisogno del male, ma non lo dobbiamo esaltare oltre misura, perché la lezione di Nietzsche è stata ben dura. Abbiamo bisogno del male, però. Il male integra il bene. O quantomeno ci sono diverse interpretazioni di ciò che è bene e ciò che è male. Come diceva la morale degli schiavi, la morale dei signori. E l'integrazione anche qui è fondamentale. Quindi, ritornando ad Ercole, Ercole non sconfigge i mostri, non li sconfigge definitivamente. Alcuni li uccide, altri no.
le sue opere sono sempre un po' parziali, alla fine inutili, però è la lotta che conta, è la lotta tra bene e male, il fatto che il bene riesca a vincere, ma senza stravincere. Se noi pensiamo di essere il bene, allora sì che siamo il male. Dobbiamo sempre pensare che siamo sì il bene, ma un bene relativo, un bene modesto, un bene che affonda poi le sue radici nel male. Ma Ercole rappresenta, ecco, il momento ben detto da Raffaele, no? Non c'è pietà per i vinti, rappresenta il momento della forza, ma è ancora un eroe immaturo, Ercole. Se si conosce bene la storia di Ercole, è tutt'altro che rassicurante. Perché sì, riesce a vincere contro i mostri all'esterno, ma non vince i mostri che è dentro di sé. Riesce a imporre l'ordine olimpico, ma ha dentro il caos ancora. E rappresenta bene, a proposito di libido, proprio la libido del primo adolescente, che non è più un bambino, ma non è ancora un giovane. Quello a cui nasce i primi peli della barba, si spessiscono i muscoli, ma non è ancora un uomo maturo. E pensa, questo ragazzo che non è ancora un uomo, di poter risolvere tutto a forza di muscoli. Ecco, quanti ne abbiamo così, no? Di frequentatori di palestre, eccetera, no? Questa idea che comunque la superiorità fisica è quella che conta poi, insomma, nei rapporti, è immaturo. Ma perché è immaturo? È immaturo perché l'evoluzione del nostro cervello è piuttosto lenta. Il cervello umano è un pochino più grande rispetto alla maggior parte degli animali, forse non a tutti. Ma la caratteristica del cervello umano rispetto agli altri animali, per esempio rispetto allo scimpanzé, per cui il cervello dell'essere umano e il cervello dello scimpanzé sono molto simili, ma sono diversi in un punto fondamentale che appare immediatamente anche al non esperto, e cioè il maggiore sviluppo dei lobi frontali. Cosa vuol dire il maggiore sviluppo dei lobi frontali? Che cosa rappresentano come funzione psichica i lobi frontali? Capire le conseguenze delle azioni, cioè non semplicemente agire, ma pensare quello che succede in conseguenza dell'azione. Questo è lo sviluppo dei lobi frontali e questa è la superiorità dell'essere umano rispetto perlomeno alla maggior parte degli animali. Ma in più c'è un altro aspetto, che è quello del linguaggio. Nei nostri due emisferi il linguaggio occupa una parte importante dell'emisfero sinistro per i destrimani, per i mancini è l'inverso, e questo è una particolarità ancora dell'essere umano rispetto agli animali, per cui abbiamo, come dire, una superiorità di una parte rispetto all'altra, perché è controllata meglio dal cervello, l'altra parte del cervello si deve occupare del linguaggio. Per cui, vuol dire, il mondo si divide in due settori, il mondo delle parole e il mondo delle cose. E quindi entra in gioco la menzogna, il fatto che le parole non corrispondono alle cose, la menzogna agli altri e la menzogna verso se stessi. Ma ritornando a Ercole, e tra un attimo dirò perché ho parlato di menzogna, ritornando a Ercole, Ercole non ha questo sviluppo dei lobi frontali ancora, per questo è il modello ideale, di eroe ideale per il ragazzo che ancora non ha raggiunto la maggiorità. Tra l'altro, lo sviluppo dei lobi frontali si raggiunge pienamente intorno ai 20 anni, per cui insomma i ragazzi ancora uno sviluppo non ancora del tutto realizzato,
È per questo che percentualmente i ragazzi spesso commettono stupidaggini, no? Non so. Tant'è vero che l'esame di maturità si chiama così, perché si chiama l'esame di maturità? Perché c'è un fondo di consapevolezza nelle culture, no? Si chiama esame di maturità perché è il momento in cui uno raggiunge il pieno sviluppo dei lobi frontali. Ercole non ce l'ha. E Ercole quindi è destinato a un disordine interiore. Vuole imporre l'ordine all'esterno e ci riesce abbastanza, ma ha questo disordine interiore. Tant'è che la sua vita affettiva è un disastro. La vita affettiva di Ercole è un disastro, se andate a vedere, perché reso pazzo da Era, cioè la matrigna, diciamo, Giunone, si macchia di un crimine orribile, cioè ammazza la moglie e i tre figli. E per questo, per espiare questo, deve fare le famose 12 fatiche. Dopodiché, nell'ambito delle 12 fatiche, che gli succede? Gli succede che tutti i suoi affetti sono segnati dalla morte, perché il suo amore omosessuale Abdero viene divorato dalle cavalle liberate da lui. Ippolita, la regina delle Amazzoni, viene ammazzata da lui quando lei si stava innamorando di Ercole, ma lui non se ne accorge, pensa che lo voglia tradire, che ha chiamato le altre Amazzoni per ammazzarlo, invece Era che lo ha fatto, vedendo che appunto Ippolita, la regina, si stava innamorando di lui, la ammazza. Quando sta morendo si accorge che lei è innamorata, no? Se ne pente amaramente, ma ormai è troppo tardi, ormai l'ha ammazzata. Questo è un po' il destino di Ercole, no, non prevede, non riesce a prevedere le conseguenze delle azioni e quindi fa disastri. E certo, uccide mostri, ha questa grande potenza muscolare, questa grande potenza sessuale, come appunto immagina il ragazzino ancora imberbe o che gli vengono i peli della barba, ma ancora i lobi frontali non ce l'ha. E questa è la prima svolta, cioè l'inizio della prima svolta, che si matura invece con Ulisse. Ulisse sì che prevede le conseguenze delle azioni e sa mentire. E le conseguenze delle azioni, prevedere le conseguenze delle azioni e prevedere le conseguenze delle parole. Cosa ancora più difficile, no? Beh, lui, quando si trova dentro l'antro di Polifemo, che già gli ha ammazzato due compagni, se li ha divorati, potrebbe facilmente ucciderlo perché dorme, ma dice: ma se io ammazzo Polifemo, chi è che toglie il masso dalla caverna? Qua moriamo tutti qua dentro. Ecco, questo vuol dire prevedere le conseguenze delle azioni, significa molto spesso prevedere i disastri. È una forza molto positiva questa. Poi, naturalmente, è un maestro nell'arte della menzogna, insomma, Ulisse, non ho bisogno di sottolinearlo. Ma una cosa voglio dire, il cavallo di Troia, come finisce questa guerra decennale, no? Se riusciva a finire, perché i troiani erano valorosi come gli Achei. La guerra non finisce. Come finisce? Finisce perché con l'inganno, ecco qui l'importanza della menzogna, con l'inganno del cavallo. Cosa si dice l'inganno del cavallo? Che credere al regalo degli dèi, credere agli dèi, rende più deboli, rende più duroni e quindi più deboli. Questo ci dice il mondo greco. Spesso gli dèi mentono e mentono i sacerdoti a proposito degli dèi. Questa consapevolezza nel mondo greco c'è, e come? Tant'è che è questo che assicura la vittoria nei confronti dei parimenti eroici troiani. Però Ulisse rappresenta bene questo mondo pre-cristiano. Nessuna pietà per i vinti. Ulisse è molto poco simpatico perché dà il consiglio di gettare il figlio dell'eroe troiano Ettore a Astianatte, da gettarlo dalle mura, sfracellarlo. Ma come, era un bambino, era un ragazzo. Ma il bambino cresce e dopo che è cresciuto può vendicare il padre, è meglio ammazzarlo subito. Cioè, avere pietà per i vinti è pericoloso. È
è pericoloso nel mondo pre-cristiano, lo è anche dopo, tant'è che molto spesso, come giustamente detto, è una finzione, una maschera. Ma poi uccide tutti questi proci che gli insidiavano la moglie, li ammazza tutti, ma insomma, voglio dire, bella pretesa, cioè aveva, era mancato 20 anni, se l'era spassata con Calipso, con Circe, eccetera, poi ti vai a arrabbiare perché cercano di sedurti la moglie, ma insomma, tant'è che li ammazza tutti. Li ammazza tutti, non se ne salva uno. Nessuna pietà. La pietà è pericolosa. E questo è l'eroe maturo, è l'eroe che ha sviluppato i lobbi frontali, ma siamo appunto ancora nel mondo antico. Cosa succede nel mondo cristiano? Beh, questa non è la mia idea, ma è l'idea di Jung nell'opera fondamentale La libido, simboli e trasformazioni del 1913, che segnerebbe il distacco da Freud, ma insomma, forse ci sono altri motivi. A me pare molto freudiano Jung, almeno in quest'opera. E insomma, il bambino ha buoni motivi per crescere, no? Diventare adulto, ma anche ha buoni motivi per non crescere. Perché nell'infanzia manca una cosa fondamentale che nel mondo, che nell'uomo adulto ahimè c'è, ed è l'idea della morte. L'idea della morte manca nel bambino. E c'è di più. C'è il fatto che il rapporto con la madre e ritornare nel grembo materno assicurerebbe la rinascita e quindi l'immortalità. Ma tutto questo non si può fare, perché c'è il divieto d'incesto, fondamentale nel processo di umanizzazione. E allora ci si trova in una brutta situazione. Come se ne esce? Beh, questo è il terreno di cultura di tutte le religioni, ma in modo particolare del cristianesimo. Se ne esce non legandosi alla madre terrestre, ma alla madre celeste. Solo il volto possiamo vedere della madre. Il corpo no, perché il corpo cade sotto il divieto d'incesto. Quindi soltanto in cielo, soltanto il volto possiamo vedere della madre. E poi pensate a questa cosa strana della Vergine Madre che ha sfidato con una certa improntitudine, devo dire, con una certa faccia tosta, la razionalità, la ragione per 2000 anni. Vergine Madre, ma ci devono essere ben motivi profondi nell'inconscio per sfidare la ragione in modo così evidente. E ci sono, come, eccolo. La madre deve essere vergine, non deve avere nulla di sessuale, assolutamente nulla. Cioè, in fondo, il rapporto con la madre e quindi con l'eternità si raggiunge solo attraverso la negazione, la sua negazione, cioè la morte. E per quanto riguarda Cristo, la morte è in croce. La croce è il simbolo della madre, che è signora della vita e della morte, ma attraverso la croce la vita immortale. Questo è, diciamo, il nucleo profondo, no? Che poi ha molte conseguenze. Una delle quali è il grande discorso della montagna a cui faceva riferimento Raffaele. Beati i poveri, beati gli umili, beati gli affamati. Beati coloro che hanno cattiva fama. Questo è importante, non solo gli affamati, ma pure quelli che, beati pure quelli che hanno cattiva fama, che hanno fama di delinquenti. Beati quelli. Ma non è la madre che vuole tutti
allo stesso livello e che cerca di semmai favorire il più disgraziato? Non è questa la logica della madre, eh? C'è molto di materno nel cristianesimo, molto di materno. E questo ribalta è la svolta, ribalta la posizione fortemente invece fondata sul merito, sulla forza fisica, sulla forza sessuale, che appunto era quella precedente di Ercole. La ribalta completamente. Beati i poveri, beati gli umili. Certo, questo ha come conseguenza inevitabile il sacrificio della sessualità. Perché la sessualità adulta deve regredire a sessualità infantile per essere a sua volta colpevolizzata e sublimata. E questo è il gioco che succede. Questo non lo vedo, io l'ho visto io abbastanza bene, devo dire, ma insomma questo già è presente nella psicologia del profondo, più junghiana che freudiana, perché Freud di queste cose qua alla fine si è occupato poco, ma Jung sì. E beh, la sessualità viene, è chiaro che la sessualità viene sacrificata nel cristianesimo, che il cristianesimo è contro la nostra natura animale, che poi non sia così di fatto, ma sono perfettamente d'accordo, almeno male che non sia così di fatto, se no probabilmente pure la continuazione della specie sarebbe stata messa in discussione, meno male che, perché poi tutto sommato è vero che il bambino passa più tempo degli altri animali in famiglia, nell'adolescenza, e quindi subisce il complesso di Edipo, ma poi per fortuna diventa pure lui adulto e ha la sua sessualità adulta, che si contrappone nettamente con l'infantilismo del cristianesimo. Tant'è che se andiamo a vedere, io cito solo alcune cose, ma alcune le ho già citate Raffaele, ma la cosa interessante è, intanto, matrimonio monogamico indissolubile, primo. Secondo, questo matrimonio monogamico indissolubile vale soltanto per quelli che sono un po' più deboli di carne, perché se no ci vuole la castità assoluta. Ma non dico cose strane, ma perché il prete che cosa dovrebbe essere? È questo, cioè la castità assoluta, cioè il dominio assoluto sulla nostra natura animale, il che vuol dire scissi in due parti, mente e corpo. Questo è il destino del cristiano, ci piaccia o no? Quello che mi ha aperto un po' gli occhi per la prima volta è stato un libro che ho trovato da mia sorella, perché dopo che è morta io ho saccheggiato tutti i libri. Questa è un'autrice, Alain Pagels, è un'autrice americana, femminista, cristiana, ma cristiana, come dire, eterodossa. E c'è una documentazione formidabile su tutti i passi del Vangelo in cui, chiaramente, ma poi insomma basta leggerlo il Vangelo per vedere che la sessualità è praticamente bandita. Dice San Paolo, pure quelli che si sposano, che sono più deboli che si sposano, però devono comportarsi come se la moglie non ce l'avessero. Che cosa significa, penso lo avete capito. Dopodiché, non solo questo, ma questo matrimonio monogamico indissolubile è anche una cosa, come dire, provvisoria. Serve solo per legare la sessualità, ma non per esaltarla, come potrebbe essere, no? Perché in cielo non ci sono più né mogli né mariti. Come non ci sono più né mogli né mariti? Abbiamo un matrimonio monogamico indissolubile, poi no, in cielo non ci sono più. Vabbè, vuol dire che vale poco, no? Vale poco anche quello, oltre che lo limiti. Ma la cosa interessante è, chiaramente poi tutto questo è stato
come dire, si è modificato poi con il tempo, si è modificato, la Chiesa è cambiata, non è più questa, questa è la Chiesa primitiva, ovvio, ma già nel IV secolo, già con Sant'Agostino, le cose sono cambiate. Alla fine siamo tutti peccatori, anzi, ci dobbiamo riconoscere peccatori, insomma, il che recupera un po' questa natura animale, no? Negata precedentemente. Per arrivare alla magnifica frase di Papa Francesco, che io francamente stimo molto di più di Giovanni Paolo II, Papa reazionario chiaramente. No, Papa Francesco non è un Papa reazionario, tutt'altro, è un Papa molto, tra virgolette, di sinistra, insomma, per intenderci. E ha detto una frase stupenda a un certo punto: chi sono io per giudicare un omosessuale? Bellissima frase, cioè una frase che fa epoca, che è una svolta, insomma, nell'ambito della Chiesa. Perché, insomma, la sessualità era appena tollerata nel Vangelo solo come strumento della riproduzione della specie. Se parliamo di omosessualità, cioè, questo non... No, perché? Perché era negata, cioè il piacere sessuale in sé, cioè il piacere sessuale era negato all'interno. Quindi il fatto di dire chi sono io per giudicare l'omosessuale è detta da un papa e una papa. È una frase straordinaria che rientra però nello spirito evangelico, perché insomma il cristianesimo non è che è tutto negativo, come sto dicendo adesso, c'è molto di positivo nel cristianesimo. Uno di questi è il passo che è stato riportato, che senza peccato scagli la prima pietra, non giudicare. Questi sono aspetti che vanno assolutamente premiati e recuperati in una visione post-cristiana, o se volete neocristiana, se preferite. Ma già con Dante, e la cosa è divertente, già con Dante siamo al 1300, no? Inizio del 1300, quindi siamo, insomma, passati 1300 anni, e noi abbiamo delle falle interessanti da questo punto di vista, che è rappresentato bene dal canto quinto dell'Inferno. Allora, il canto quinto dell'Inferno, ci sono i lussuriosi. Questi lussuriosi hanno come punizione tra virgolette, il fatto di essere trascinati dal vento. Ma questo vento li sbatocchia un po' da una parte e dall'altra, ma insomma, mi pare tanto una grande punizione. Tant'è che Dante, certo, non mancava la fantasia per inventarsi punizioni ben più pesanti, no? Come sappiamo. Paiono sia il vento essere leggeri, questa sensazione di leggerezza, di dolcezza, non lo dico io, lo dicono i versi di Dante. Poi abbiamo le parole di Francesca, che sono bellissime. Lei dice: costui mi prese di piacere così forte che, come vedi, ancora non abbandona. Più o meno le parole sono queste, tutti le conosciamo, no? Il piacere così forte mi prese di costui, cioè dell'amante, adulterino, per lo più cognati, quindi il peggio del peggio dal punto di vista della morale cristiana, il peggio del peggio, a parte nessuno che senza peccato scaglia la prima pietra, su cui torneremo, è il peggio del peggio, i presi di costui piacersi forte che, come vedi, ancora non mi abbandona. Piacere? Ma siamo all'inferno. Ci avete riflettuto? Siamo all'inferno. E questo piacere è un piacere.
stare insieme, sia pure sono soltanto delle ombre, certo non hanno più i corpi, è un piacere stare all'inferno se si sta insieme all'amato. Ma non è finita. Costui che mai da me sia diviso, che non sia mai diviso da me, è la sua aspirazione profonda di Francesca, di non essere divisa dall'amante. Ma come? Dio esaudisce i desideri più profondi dei dannati? Ma che dannazione è? Non notate che c'è, insomma, c'è una bella crepa nell'ordine di valori stabiliti dal cristianesimo. Ma la cosa diventa ancora più interessante se andiamo al canto successivo, che è il canto sesto. Il canto sesto, come sapete, a parte i canti politici, ma non è questo che mi interessa, il canto sesto parla dei golosi. Ma vedete già nei primi versi che c'è un cambiamento di atmosfera assolutamente radicale. Qui c'è la pioggia, la grandine che li massacra, e poi c'è Cerbero. Cerbero, questo cane che squaglia, squarta le anime. Ma com'è che Cerbero non c'era nel canto precedente, scusate? Com'è che non c'era, c'è dopo? Ma perché? Perché quella non è una punizione, quella dei lussuriosi, è una punizione, al modo di dire. Ma la cosa più interessante ancora è se andiamo a confrontare questi canti di Dante con i Vangeli. Leggiamo i canti, poi andiamo a leggere i Vangeli. Andiamo a vedere che dice. Allora, se il tuo occhio ti dà scandalo, cavati l'occhio, dice Gesù. Vuol dire che la donna degli altri, altro che burca, è un po' peggio del burca. Se la donna degli altri ti dà scandalo perché la guardi, cavati l'occhio. Ah, il burca dopo puoi levare l'occhio una volta che sei cavato, no? Per non parlare poi di tutto il resto. L'adulterio era già punito precedentemente e ritorna nel mondo cristiano, ma poi arrivo al passo citato da Raffaele. Ma quello che è interessante ancora è andare a vedere come considera Gesù i peccati di gola, così ferocemente puniti da Dante. Allora, i peccati di gola, contrariamente a San Giovanni Battista, che quello veramente faceva la fame e se nutriva con le scorze degli alberi, non sembra che gli apostoli soffrano la fame. Anzi, mangiano e bevono, lo dice esplicitamente, vari passi del Vangelo, ma noi mangiamo e beviamo. E anzi, dice a un certo punto, molto chiaramente, niente che entra nella bocca dell'uomo è male, solo quello che esce dalla bocca dell'uomo, probabilmente intende le maldicenze, ma quello che ci interessa è che niente che entra dentro la bocca dell'uomo è male, quindi potete mangiare e bere come vi pare. E così è. E così è. Quindi vedete, c'è stato un ribaltamento, un rovesciamento. Interessante, interessante, certo, mi si dirà, ma sono messi all'inferno, e vabbè, sì, sono messi all'inferno, però insomma, se andate a leggere attentamente, sì, sono messi all'inferno, sono spatacchiati un po' di qua e là, ma insomma, per modo di dire, leggete tutto l'inferno e vedete cosa vuol dire essere messi all'inferno per Dante. No? Vabbè. Certo. C'è un altro aspetto di Dante per cui si avverte una crepa, ed è l'ammirazione per Ulisse, che è un'ammirazione
tremenda per Ulisse proprio, no? Si sporge dalla roccia, quasi cade giù dove ci sono queste fiamme di fuoco che avvolgono appunto i dannati. Certo, Ulisse viene punito severamente, questo sì, viene punito severamente, ma c'è questa ammirazione forte che è pericolosa, perché è l'amore della conoscenza, che può risultare pericolosa, può risultare pericolosa. Tant'è che l'ultima impresa di Ulisse, secondo Dante, finisce male, perché arriva alla montagna del Purgatorio e lì un turbo nacque che fece girare la nave e la fece immergere e quindi affogarono tutti. L'Ulisse dantesco è ben diverso dall'Ulisse omerico. L'Ulisse omerico usa l'intelligenza per sopravvivere, l'intelligenza, l'astuzia, la menzogna, come dicevo prima, per sopravvivere. L'Ulisse dantesco no. Quindi non è giusto Ulisse, dico Dante con Ulisse, però ha una grande ammirazione. E questa è un'altra greva. State contenti, umane genti, al quia, dice nel canto terzo del Purgatorio, fa dire Dante a Virgilio. Cioè, state contenti al fatto, perché se avesse potuto saper tutto non era mestiere parturir Maria. Quindi state, non chiedetevi troppo, ecco. Ma poi il nostro risorgimento, ecco, Cristoforo Colombo riesce a quello che non è riuscito all'Ulisse dantesco. E poi ci abbiamo Machiavelli, e poi ci abbiamo la nascita della scienza moderna. Per farla breve, piano piano comincia la terza svolta. Terza svolta vuol dire mettere in discussione il passato e vedere un po' attraverso la razionalità cosa si può, dove possiamo arrivare, e si arriva abbastanza lontano, perché si arriva a Nietzsche, che è il culmine estremo della cultura illuministica. Io lo vedo così, è un aspetto almeno importante di Nietzsche, tant'è che rivaluto la posizione di Nietzsche nei confronti di Socrate, nonostante quello che si dice nelle scuole secondarie, che ho detto anch'io prima di leggere direttamente. Socrate viene considerato un grande rispetto, perché l'amore per la conoscenza, a cui Nietzsche è sempre stato fedele. Nietzsche è sempre stato fedele all'amore della conoscenza, l'amore a tutti i costi, l'amore della verità a tutti i costi, anche se è un veleno. Perché la verità è un veleno, noi abbiamo bisogno delle menzogne, la verità è un veleno. E così, appunto, con la terza svolta si arriva alla famosa frase «Il Dio è morto», no? Che per alcuni è una stupidaggine, per esempio secondo Jung è una stupidaggine dire che Dio è morto, perché Dio non muore. Però quello che è venuto dopo, e qui ha ragione Raffaele, quello che è venuto dopo è stato molto grave, perché i senza Dio, ahimè, sono stati peggio, o quantomeno sullo stesso livello, ma forse proprio peggio di quelli che dicevano Dio lo vuole e massacravano, insomma, no? E mi viene da dire che Dio è morto, ma forse il diavolo no, insomma, no? E insomma, le due guerre mondiali, i crimini dello stalinismo, i crimini del nazismo, l'orrore assoluto della Shoah, insomma, ci hanno scosso. Per cui, insomma, la Chiesa è uscita da questa situazione difficilissima, è uscita molto bene, questo bisogna dirlo, è uscita molto bene. Tutto sommato, Pio XII è stato accusato di filonazismo, eccetera, poi si è distaccato dal nazismo al momento giusto. Cioè, hanno saputo leggere, come dire, per usare un termine caro a Raffaele, la geopolitica, un po' meglio degli altri. Questo
Questo senz'altro sì, anche l'azione di Giovanni Paolo II è stata, cioè in un momento, in un crinale storico, è riuscita a incrinare insomma mezzo mondo. Cioè a livello di cioè del momento giusto per dire o non dire certe cose, sono stati grandi maestri, sul dire e il tacere a seconda dei momenti, grandi maestri. Forse perché hanno un'intelligatura estremamente efficiente rispetto, cioè fanno una politica mondiale. Anche oggi Papa Francesco mi pare che sia l'unico che faccia una politica mondiale, davvero mondiale, insomma, ecco. Per cui questo insomma ci fa riflettere, perché una delle ultime frasi di Nietzsche è Dioniso contro il crocifisso. Io dedico una buona parte del libro a Dioniso, qui non ne posso parlare perché insomma non possiamo parlare di tutto, però Dioniso rappresenta la gioia, insomma la sessualità libera, come ha detto Raffaele, rispetto al crocifisso che invece rappresenta, come abbiamo visto, invece la negazione della sessualità. Ma il crocifisso è una grande potenza. Detto bene Raffaele, il cristianesimo ha legato i popoli, ha battuto le antiche divinità, ha una grande potenza perché forse la sofferenza è più universale della gioia. Tutti noi abbiamo bisogno di appellarci a qualcosa quando soffriamo. La sofferenza, nella seconda metà dell'Ottocento, in piena Belle Époque, nell'ambito della seconda rivoluzione industriale, si poteva pensare che si potesse fare a meno del crocifisso perché insomma la sofferenza non sembrava così necessaria all'epoca di Nietzsche. E invece insomma le cose non sono così. Poi nel Novecento ci sono state le catastrofi che abbiamo detto, quindi mettere da parte il crocifisso è difficile, non è semplice. E però, insomma, anche l'esaltazione della gioia dionisiaca non è una cosa da sottovalutare. E c'è qualcosa nel cristianesimo che ci porta a questo. Io una volta ho visto una frase, la più bella che abbia mai sentito, mai letto, in questo caso letto, nell'ambito del cristianesimo. La santità è la gioia di esserci. Bellissima frase, stupenda. La santità è la gioia di esserci. C'è qualcosa di evangelico in questo. E anche qualcosa di dionisiaco. Ecco, questo lo dobbiamo mantenere. Con un'attenzione anche alla sofferenza umana che non la possiamo, sì, certo la possiamo diminuire, l'abbiamo diminuita negli ultimi 100-150 anni, ma fino a un certo punto, certo sono arrivati i vaccini, ma insomma fino a un certo punto servono. E quindi bisogna legare insieme le due cose, bisogna mantenere qualcosa del cristianesimo. Qualcosa di importante c'è, se no non sarebbe durato 2000 anni. Bisogna mantenerlo, però, dal cristianesimo, del peccato, della colpa, del castigo, quello insomma lo lascerei volentieri indietro. Perché bisogna partire dall'idea che ognuno cerca di fare il meglio che può. Ognuno cerca di fare il meglio che può, poi se sbaglia, e sbaglia, sbaglia per ignoranza. E quindi per sbagliare di meno bisogna sapere di più. Ecco, questa deve essere un po' la nuova morale. Nuova morale che recupera, e può recuperare molto insomma del mondo cristiano. Nietzsche stesso dice: l'amore per gli uomini
per amore di Dio, è una delle cose più nobili che mai siano state pensate. Questo lo dice Nietzsche. Nietzsche ha molte sorprese se lo vai a leggere. E quindi, in una morale superiore che possiamo immaginare, che è al di là della vecchia morale, della colpa e del castigo, beh, molto del cristianesimo lo dobbiamo conservare. E questa, direi, è un po' la conclusione del mio libro, che spero di aver illustrato, almeno nelle sue linee essenziali. Vi ringrazio.